O Dio, speranza e luce di chi ti cerca con cuore sincero, donaci di innalzare una preghiera a te gradita e di esaltarti sempre come il servizio della lode. Abbiamo pregato così, amici, nei giorni scorsi, nella Santa Messa. Donaci di innalzarti una preghiera a te gradita. Il Santo Padre, nell'Angelus del 21 gennaio scorso, aveva detto: «I prossimi mesi ci condurranno all'apertura della Porta Santa, con cui daremo inizio al Giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia. Per questo iniziamo l'anno della preghiera, un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, in quella della Chiesa e del mondo». In questa piccola catechesi e nella prossima vorrei soffermarmi sul segno della croce, con cui normalmente iniziamo le nostre preghiere. Il gesto, accompagnato dalle parole «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», non è soltanto una introduzione al pregare dei cristiani. È esso stesso una stupenda preghiera. Le parole ci fanno innalzare la mente e il cuore a Dio, che è una comunione di persone divine, e ci chiamano a fare memoria del Santo Battesimo che ci ha immersi nella vita divina, rendendoci partecipi di essa. Il gesto, la croce che tracciamo sul nostro corpo, ci ricorda che dall'amore infinito di Cristo crocifisso siamo stati salvati e siamo continuamente riportate alla vita. Amici, continueremo la riflessione la prossima settimana. Oggi basti questo, una domanda. Facciamo il segno della croce consapevoli di che cosa esso significa? E allora incominciamo a farlo con una grande preghiera in questo momento, mentre vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.